nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. In questa puntata siamo in Casentino. In consiglio comunale a Poppi ci sono alcuni consiglieri di minoranza che si lamentano delle presunte assenze dell'assessore Elisabetta Corazzesi. Sentiamo il perché. Noi già a maggio avevamo sollevato in modo vigoroso una critica all'assessorato, che è quello che è retto dalla Elisabetta Corazzesi, assessorato alla cultura, all'urbanistica e alle politiche sociali, evidenziando un'anomalia, cioè il fatto che tre assessorati così importanti, così fondamentali a Poppi, non vedessero una presenza costante del suo assessore. Ne scaturì una polemica, rigirata in modo maldestro, facendo ricadere accuse alla lista civica di opposizione, che avrebbe contestato il fatto che l'assessore Corazzesi non era in condizioni di salute per poter reggere gli assessorati che si diceva prima, cosa affatto vera, perché noi non abbiamo mai contestato questo aspetto, non abbiamo mai contestato lo stato di gravidanza come motivo per poter eccepire l'assenza di questo assessore, perché era già da tempo prima che noi questo lo avevamo comunque in modo più tranquillo evidenziato. Va però specificato, per dovere di correttezza, che l'assessore Elisabetta Corazzesi ha partorito da poco, quindi è attualmente in maternità. Allora, noi non la vediamo da mesi. Sappiamo che al momento è in stato di gravidanza, quindi è giustificata la sua assenza in questo momento, ma ciò che a noi ci preoccupa è proprio la mancanza di progettualità di questo assessore. Cioè, questo assessore ci ha detto nell'ultima polemica, ha fatto tante cose per Poppi, ha fatto una lista di sue iniziative pregevoli, ma noi abbiamo molti dubbi che ciò che ha evidenziato sia poi la realtà delle cose. Quindi è assente ormai da molto tempo, la cosa può essere constatata anche ponendo delle semplici domande negli uffici, e la sua assenza viene, questo è il punto, fatta ricadere su altri assessorati che si devono assumere anche ovviamente il carico di lavoro dell'assessore che non c'è, e questo non è assolutamente corretto. L'opposizione di fatto si lamenta di una situazione di immobilismo per quanto riguarda l'assessorato di Elisabetta Corazzesi. Sì, quello che noi muoviamo come accusa non vuole essere una polemica, ma anzi vuole essere un momento di incontro, di scambio, di stimolo all'assessore, che più che l'assessore ci è apparso più un fantasma. Chiaramente gli auguriamo tutto il bene possibile per la sua famiglia, per la nascita che è avvenuta da poco tempo, per cui diamo tutta la possibilità di sviluppare quella che è la sua progettualità a livello familiare. Però diciamo che se uno accoglie e vuole rispettare gli impegni che ha preso, deve portarli avanti. A tutt'oggi non abbiamo nessuna progettualità, almeno a nostra conoscenza, sia a livello culturale che di riqualificazione del territorio del nostro comune. Pensiamo per esempio alla situazione del centro storico di Poppi, che anche se nell'immediato non è possibile riqualificare, pensavamo in una progettualità futura. E vorrei fare chiaramente una domanda e porre un quesito non solo all'assessore ma a tutto il comune. Il piano strutturale di zona urbanistico è stato accettato ed approvato da tutti i consigli comunali. Questo permetteva a tutti il Casentino di poter usufruire di finanziamenti che venivano direttamente dalla regione per riqualificare tutto quello che era la situazione urbanistica della nostra valle. L'unico comune che non l'ha approvato in consiglio, ma l'ha fatto esclusivamente con una delibera di giunta che non ha lo stesso valore di una delibera di consiglio, che fine ha fatto? L'abbiamo chiesto più volte in consiglio comunale, non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta, per cui ci stiamo stancando di avere degli assessorati fantasma e non quelli che invece dovrebbero decidere le sorti non solo del comune di Poppi ma anche del Casentino. Restate con noi, a tra poco. Nella seconda parte ci sarà la replica dell'assessore che è stata chiamata in causa, Elisabetta Corazzesi, che, lo ripetiamo, è in maternità, quindi è ampiamente giustificata la sua assenza. A tra poco.
seconda parte di Sportello Reclami. Abbiamo raccolto la protesta da parte di due consiglieri di minoranza del comune di Poppi che si lamentano dell'assenza prolungata da parte dell'assessore Elisabetta Corazzesi. Noi adesso diamo all'assessore il diritto di replica, specificando, l'abbiamo fatto anche nella prima parte, che è ampiamente giustificata questa sua assenza perché è in maternità, ha partorito da pochissimo. A lei il diritto di replica. Intanto trovo alquanto spiacevole dover ritornare dopo così poco tempo sugli stessi argomenti e quindi anche dovermi ripetere. E, da una parte, diciamo, mi conforta pensare che probabilmente la minoranza non ha altri argomenti che riguardano l'amministrazione comunale su cui fare le proprie osservazioni. Tant'è, mi ritrovo a dover ridire le stesse cose, quindi ho partorito da poco più di un mese dopo un periodo di maternità anticipata che mi era stata prescritta per gravidanza a rischio, e nonostante dovessi restare a riposo io comunque ho cercato di partecipare alle giunte e all'attività amministrativa, forse anche sbagliando dal momento che poi ho partorito con molti giorni di anticipo, restando comunque d'accordo con il sindaco che durante la mia assenza si sarebbe occupato lui dei miei assessorati. Quando la minoranza fa riferimento al periodo prima, mi sembra un po' generico, dal momento che se si toglie il periodo di maternità anticipata restano i primi mesi di legislatura, nei quali penso sia auspicabile quanto legittimo che un assessore prenda visione di tutto quello che concerne un assessorato nuovo, tanto più se impegnativo. Quindi a questo punto possiamo dire assenza giustificata. Se poi ci riferiamo a un periodo ancora precedente, io sono assessore del Comune di Poppi da diversi anni, quindi da tre legislature, penso di poter dire che in questi anni siano state fatte cose importanti. Solo per citarne alcune: un asilo nido di eccellenza, un centro giovani che è punto di riferimento della popolazione giovanile di tutto il territorio casentinese, una nuova RSA per anziani, una casa della salute che ha consentito di spostare i servizi sociosanitari territoriali da una struttura totalmente inaccessibile a una zona a completo abbattimento di barriere e quindi accessibile anche dall'Alto Casentino. Non mi sono mai risparmiata in termini di impegno e di battaglie e ho svolto il mio incarico con grande passione, a volte anche con non poco sacrificio, dal momento che purtroppo ho sempre lavorato lontano, per cui non aspetto altro che di poter tornare a operare con la stessa energia, con lo stesso entusiasmo che da sempre mi caratterizzano. Nel frattempo, mentre lei era in maternità, le sue mansioni sono state svolte da altri assessori e dal sindaco stesso. Che io sappia non ci sono assolutamente finanziamenti che noi abbiamo perso. So però che comunque l'amministrazione comunale sta lavorando a un progetto di riqualificazione del centro storico con l'aiuto anche di alcuni architetti del territorio. Al momento sono in maternità obbligatoria, periodo durante il quale per legge siamo appunto esonerati obbligatoriamente anche dal lavoro, quindi il tempo necessario per potersi riorganizzare dopo un evento, la nascita di un bambino così eccezionale, in senso lato. Per rispondere alle polemiche dei consiglieri di minoranza possiamo dire: ma de che se ragiona, visto e considerato che Elisabetta Corazzesi è stata sì assente, però d'altronde era in maternità, quindi alla neomamma noi facciamo tante felicitazioni e a voi dico una cosa molto importante: a domani ci sarà l'ultimo appuntamento della stagione, quindi non mancate. Ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.